si dividono in due, di partenza e di arrivo, però senza pareggio. Più spiagge, più notti di imbarco di quelle di sbarco. Toccano Italia meno vite di quante salirono a bordo. A sparigliare il conto la sventura e noi parte di essa. Ci sono luoghi dove il bisogno di violenza è molto più forte della volontà. Ci sono ore in cui il bisogno di violenza è molto più in alto della volontà. Vivo con prudenza, come un buon mercante in un grande affare. Più spesso, come i topi, sento la mia ombra fra i muri scivolare. Thank you.
scacciati dalla terra, siamo il seme sputato il più lontano dall'albero tagliato, fino ai campi del mare. Servitevi di noi, giacimento di vita da sfruttare, pianta, metallo, mani, molto più di una forza da lavoro. Siamo deserto che cammina, popolo di sabbia, ferro nel sangue, calce negli occhi. Potete respingere, non riportare indietro. E cenere dispersa la partenza. Noi siamo solo andata. Grazie per avermi invitato. Ho deciso di fare questo mestiere un po' per caso. Faccio fotografia, ma in realtà cerco di raccontare delle storie. 20 anni fa mi piaceva fare delle fotografie, fotografavo i fiori, le bacche e i paesaggi, e andai in America a fotografare il Grand Canyon e il Monument Valley. Però nel tour organizzato c'era un giorno in cui andavamo a Tijuana, che è la prima città del Messico. Adesso c'è un muro. 20 anni fa non c'era un muro, ma era molto facile entrare in Messico ed era molto difficile ritornare in America. C'era, mi ricordo, un cancello enorme con delle maglie molto distanziate, e la prima visione che ebbi da piccolo borghese 24enne fu di guardare un messicano mettere la testa dentro queste maglie e gridare America, e rimasi folgorato. E poi Tijuana, c'erano le prostitute a $1 a mezzogiorno, che io me le immaginavo invece di notte nei viali delle città, e vidi una realtà che per un 24enne piccolo borghese fu un po' troppo forte, e decisi di raccontare delle storie. Decisi che le fotografie di paesaggio non mi interessavano più, decisi che l'uomo era molto più interessante da raccontare che il paesaggio. Per tornare al video che abbiamo visto, le fotografie che abbiamo visto sono fotografie, diciamo, sto portando avanti questo progetto dei migranti da ormai 5-6 anni. Abbiamo visto delle piccole estrapolazioni di un lavoro che ho fatto nel Sahara occidentale, per un lavoro fatto sul popolo Sahrawi, dove oltretutto sono stato sequestrato dalla polizia marocchina e rispedito gentilmente a casa. E poi abbiamo visto nel 2013, mi era interessato moltissimo questa cosa, che l'Alba Dorata, che è un partito di estrema destra greco, era terzo partito in Grecia, e sapevo che i migranti che stavano ad Atene venivano malmenati, e avete visto probabilmente la fotografia di coltellini che hanno ferito i migranti. Poi c'erano delle fotografie a Ventimiglia scattate l'anno scorso, ma il grosso lavoro è stato fatto nella rotta balcanica, quasi un anno e mezzo. Sono partito in realtà nel settembre 2015, sono partito per un'urgenza di vedere con i miei occhi che cosa stesse succedendo, perché era una migrazione epocale, ne parlavano tutti i giornali, i telegiornali, e io in quanto reporter leggo, ascolto, però poi sono curioso e quindi devo andare a vedere. Oltretutto era a 500 km da casa mia, e i miei figli studieranno questa migrazione epocale, per cui ho detto devo andare a vedere con i miei occhi. Avevano chiuso il muro in Ungheria nel settembre 2015 e tutti i migranti si erano spostati a Tovarnik in Croazia. Sono arrivato con la macchina e ho visto 8.000-10.000 persone messe nella stazione, buttate per terra, aspettando il treno che li portasse in Austria. E come tutti i reporter, come tutti i giornalisti, inizi a scattare. Scatti, 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 scatti. A un certo punto, non lo so se lo faccio solo io, spero di no veramente, però io mi chiedo perché sto a fare questo. Non avevo assegnati di giornali, ero andato per curiosità, quindi mi chiedevo perché sto facendo queste fotografie. Sto aspettando che accada qualcosa come l'avvoltoio che poi fa lo scoop?
Fatto sta che io faccio sempre questo esempio quando racconto questa storia, a me mi sembra sempre di stare allo zoo, dietro delle sbarre, nella parte libera, tra virgolette, e guardare una scena, in quel caso i migranti, stare dall'altra parte delle sbarre, bellissimi, perché sono bellissimi, sono molto fotogenici i migranti, come un leone. Quando vai allo zoo il leone è bellissimo e tu scatti le foto, poi se ti avvicini un po', togli le sbarre, riesci a far capire che magari non sta in gabbia, e quindi è una finzione. Ho visto tantissimi giornalisti, tantissimi reporter che stavano lì a fare milioni di scatti, e quindi i primi 2 giorni di scatti a Tovarnik sono fatto delle fotografie orrende, tutte uguali, senza una motivazione, fino a che a un certo punto ho deciso di andare a Lesbo e ho assistito a tantissimi sbarchi, e a un certo punto, mentre stavo aspettando che succedesse qualcosa, ho visto una bambina che stava piangendo e scendeva dalla barca, e mentre stavo per scattare ho riconosciuto mia figlia. E non ho scattato, mi è caduta la macchina per terra e ho iniziato a piangere come un deficiente. Faccio questo mestiere da 20 anni, ho visto diverse cose, sono stato in Cambogia, mini antiuomo, eccetera. Quando ho visto mia figlia ho avuto 20 minuti di breakdown totale, però ho capito che se mi ci riconoscevo io, se potevo dare un nome a quella bambina, forse era quella la chiave di volta per raccontare i migranti. Chiudo con una frase di Henri De Luca, avete sentito varie frasi, che è stupido chiamarla gente, ma sono persone, una per una. Grazie.